Ciao a tutti da Vittorio. La Lazio si ritrova adesso con una grande occasione a portata di mano, ma bisogna avere la forza di sfruttarla, cosa che in passato non è sempre successo. La squadra di Maurizio Sarri nell'ultimo mese ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma se anziché guardare la classifica osserviamo le performance in campo, bisogna ammettere che la Lazio è una delle squadre che sta giocando meglio. Le conferme sono arrivate domenica sera con le due dirette concorrenti della Lazio, Roma e Atalanta, fermate rispettivamente da Udinese e Genoa. L'Atalanta, che un mese fa sembrava irraggiungibile per la Lazio di Maurizio Sarri, adesso è lì, a portata di mano, grazie ad una sola vittoria raccolta nelle ultime 5 partite giocate. Il pareggio a reti bianche contro Genoa conferma il momento negativo della squadra di Gasperini, che, anziché lamentarsi ogni volta degli arbitraggi, dovrebbe impegnarsi a scoprire cosa si è inceppato nella sua squadra. La Roma di Mourinho si è salvata da una sconfitta contro Udinese grazie a un rigore a tempo scaduto. Ma a questo punto cambia poco, muove poco la classifica dei giallorossi, che è vero, sono imbattuti da gennaio, però nelle ultime partite hanno raccolto poco. È vero, hanno vinto le ultime due partite, ma delle ultime 5 giocate ne hanno pareggiate ben 3. E bisogna dire che se la Lazio sta raccogliendo molto meno di quanto meriterebbe, visto le performance, la Roma, al contrario, sta raccogliendo molto di più di quanto meriterebbe, visto che sta veramente arrancando a livello di gioco. La Lazio contro Venezia ha adesso una grandissima chance. Vincere in casa contro Venite significherebbe il doppio sorpasso e il quinto posto in classifica. È vero, l'Atalanta è una partita da recuperare, ma vista la forma dei bergamaschi, questo non significa 3 punti sicuri. Anzi, avevo già detto che vincere contro i Veneti sarebbe stato importante. Adesso questa partita ha ancora più valore per la squadra di Maurizio Sarri. Purtroppo la Lazio ha sempre fallito quest'anno le grandi prove. Questa volta non si può più sbagliare, perché mai come adesso il quinto posto è a un passo, mai come adesso le altre dirette avversarie della Lazio stanno arrancando. Il Venezia è una bella squadra, ma decisamente una squadra alla portata della Lazio. Inoltre, la squadra di Maurizio Sarri ha assenze, soprattutto in difesa, però ha a disposizione Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Ciro Immobile, 3 giocatori che possono veramente fare la differenza in questa partita. Per questo veramente non ci sono scuse, la Lazio deve entrare col coltello fra i denti e cercare di chiudere la partita il prima possibile, per poi magari far riposare i diffidati per salvarli per il derby. Troppo spesso quest'anno la Lazio ha giocato meglio dell'avversario, ma ha portato a casa meno di quanto meritava. L'esempio più lampante è la sconfitta contro il Napoli. Contro Venezia non si può veramente più sbagliare, bisogna vincere, soprattutto per dare una sterzata importante alla classifica. Ne approfitto di questa pausa per ricordarvi a tutti di mettere mi piace al video e se non siete ancora iscritti al canale, beh, fatelo subito. Adesso ritorniamo a parlare della grande chance. Il quarto posto è ormai in tasca della Juventus che sta continuando a vincere, mentre Atalanta, come detto, sta rallentando in modo vistoso. Ma come prima, il quinto posto è a portata della Lazio. Con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Ciro Immobile disponibili, la Lazio non può sbagliare e deve dimostrare, contro una squadra alla sua portata, come il Venezia, di saper cogliere le occasioni importanti. Soprattutto adesso, dove le dirette concorrenti sembrano in grande affanno, una vittoria contro Venezia acuirebbe ancora di più le difficoltà delle dirette rivali e darebbe, secondo me, un boost, soprattutto dal punto di vista emotivo, alla Lazio importantissimo. Ripeto, non è una partita facile perché Venezia è una squadra ostica e la Lazio ha delle lacune in fase difensiva. Abbiamo pochi terzini a disposizione, ma questo deve essere uno stimolo in più per la Lazio. Veramente la partita del Venezia è diventata adesso quasi la partita più importante della stagione.